Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E se vi dicessi che ho nella manica 5.000 giochi arcade, ci credereste? Chi ci ha creduto ha indovinato, sì, perché io qua nella manica, ragazzi, ho 5.000 giochi arcade e adesso ve li faccio vedere. Ecco qua 5.000 giochi arcade. Sì, perché con questa piccola console ultra compatta dell'Ambernic, l'RG280V, vi catapultate, ragazzi, in un mondo arcade veramente incredibile. Ultra portatile questa console, come vedete, perché è piccolissima, ma contiene veramente un mondo. Perché un mondo? Perché partiamo, ragazzi, addirittura dagli anni 80 fino ad oggi, quindi parliamo di 40 anni di giochi arcade, veramente di tutti i tipi, per tutti i gusti. E qua c'è tanto divertimento garantito. Questa piccola console dell'Ambernic, marchio molto rinomato per quanto riguarda gli emulatori arcade, perché comunque è un marchio col giusto rapporto qualità-prezzo, perché comunque fa parte dei prodotti low cost, ma che ci dà comunque una qualità davvero buona per i prezzi che le andiamo a pagare. Questa piccola console io vi consiglio di acquistarla su ECCA, uno store online cinese nuovo, uno store che ci porta tanti marchi anche conosciuti come Lenovo, Xiaomi, Oppo. Cioè veramente trovate di tutto, a parte poi tantissimi gadget di marche ovviamente meno conosciuti. E se usate il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione, avete uno sconto su questo prodotto di $10, quindi lo andate a pagare poco meno di 70 euro. E ragazzi, portare a casa questa piccola console con meno di 70 euro è tanta tanta roba, anche perché la maggior parte delle persone che mi seguono hanno più o meno la mia età, o poco meno della mia, o poco più della mia, e quindi tutti sono stati amanti di questo mondo, di questo periodo di videogame. Questa piccola console monta un sistema operativo Open Dingus, quindi un sistema operativo che è usato in tantissime console per emulatori arcade. Ha un processore dual core da 1 GHz, 512 MB di RAM DDR2, ha un display da 2,8 pollici LCD IPS che, ragazzi, secondo me, per il prezzo che l'ho andata a pagare, ha una risoluzione più che buona e devo dire che è molto piacevole da utilizzare. Poi abbiamo una batteria che dura circa 4 ore per uso continuo, quindi tantissime ore di gioco, e poi abbiamo una slot micro SD che riesce a gestire memorie fino a 266 GB, quindi avete capito che a livello hardware non è niente di stratosferico, ma che fa girare benissimo gli emulatori che sono installati quando vi arriva a casa. La confezione, ragazzi, è questa, è davvero semplice e compatta. All'interno trovate la piccola console, poi trovate un cavetto per la ricarica della console, perché la ricarica avviene tramite un cavetto USB Type-C, quindi lo potete collegare al PC, all'alimentatore del vostro smartphone, qualsiasi alimentatore con presa USB, andate a ricaricare la vostra piccola console. È un piccolo manuale di istruzioni in cinese ed inglese che ha dalla sua di essere scritto con caratteri davvero microscopici, è piccolissimo, praticamente è illeggibile per quanto è scritto in piccolo. E questa forse è la parte più importante del prodotto, ma adesso andrò a spiegarvi meglio il perché è così importante. Quindi vado a mettere via la confezione che non serve più e andiamo a vedere lei, la piccola Ambernic RG280V. Allora, la console per essere prodotto low cost è fatta davvero bene, sia a livello di tasti che di materiali, cioè veramente è una qualità solida come tutti i prodotti Ambernic. Allora, sul lato destro abbiamo il tasto d'accensione che, tenendolo premuto per qualche secondo, accende la console, un tasto di reset. Poi dall'altro fianco della console abbiamo il tasto per alzare ed abbassare il volume, due slot per micro SD, e tra poco vi spiegherò il perché due slot per micro SD. Poi qua sopra abbiamo tasto R1, tasto R2, tasto L1, tasto L2. Qua abbiamo la presa Type-C per la ricarica e una presa jack per attaccare le cuffie. Poi sopra abbiamo i classici 4 tasti B, A, Y, X, poi due piccoli tasti Select e Start e la classica croce per giocare. L'unica cosa che manca è un piccolo joystick analogico, che però purtroppo, viste le dimensioni, era impossibile. E ragazzi, il prodotto è tanta tanta roba. Adesso andiamo ad accendere la console, quindi teniamo premuto per qualche secondo il tasto laterale,
E lei subito si va ad accendere, vedete, powered by Open Dingus, che è il sistema operativo utilizzato in questa console. Allora, vedete che il sistema Open Dingus è un sistema operativo completo, quindi abbiamo tutte le impostazioni come un sistema operativo che siamo abituati a utilizzare normalmente, quindi un'interfaccia molto completa dove abbiamo tante opzioni, ma quella che ci interessa a noi è sicuramente la parte qua in alto, Emulator. Andiamo a cliccare il tasto R1 in alto ed ecco qua che sono apparsi gli emulatori. Quindi ci muoviamo con la croce e vedete che qua abbiamo un mondo di emulatori. E quando dico un mondo di emulatori, ragazzi, parlo di emulatori che ci portano i giochi MAME, quindi tutti quei giochi che eravamo abituati a giocare nelle sale giochi, i classiconi che tutti conosciamo, da Pac-Man venendo in avanti, cioè veramente un mondo super completo, per poi arrivare fino ai Sega Mega Drive, per arrivare poi ai vari Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, tutti questi Game Boy ci sono qua come emulatori, fino ad arrivare addirittura alla PlayStation 1. Sì, perché qua abbiamo anche un emulatore per PlayStation 1. E ragazzi, i giochi che troviamo qua dentro sono tantissimi. Ed è questo quello che vi volevo dire all'inizio. Perché ci sono due slot micro SD in questa posizione? Perché in questa micro SD, che la trovate già inserita nella console, trovate il sistema operativo, quindi la console funziona tramite questa micro SD e tutti i suoi file necessari per farla funzionare. Mentre il secondo slot micro SD sarà vuoto, perché questa piccola micro SD sarà in quella piccola custodietta che vi ho fatto vedere prima, perché come sapete le ROMs di gioco in teoria non sarebbero libere, sono protette da copyright. Per utilizzarle dovreste avere la copia originale del gioco, quindi se avete la copia originale del gioco potete avere la ROMs, se, altrimenti non potete averla perché comunque è protetta da copyright. Però come sapete ormai questo mondo è diventato un mondo abbastanza birichino da questo punto di vista, quindi questi cinesi cosa fanno? Vi danno la micro SD a parte dentro quella scatoletta dove trovate 5.000 ROMs di gioco, e in più potete andare ad aggiungerne voi se ne volete aggiungere delle altre. Ci sono poi varie guide su YouTube che vi permettono di aggiungere altri giochi, ma già qua secondo me con 5.000 giochi non so se riuscite a vederli tutti. Poi sia chiara una cosa, con gli emulatori, con le varie ROMs, cioè non sempre tutto funziona perfettamente, ci sono determinati emulatori che funzionano meglio con determinati giochi, altri che magari hanno dei bug, cioè o addirittura certe non partono, cioè non è un mondo perfetto, però è un mondo che ragazzi è fantastico comunque perché è tanta tanta roba dal punto di vista del divertimento per chi come me e come tanti di voi che so che sono stati amanti di questo mondo perché comunque avete più o meno la mia età, poi anche i giovani ragazzi ormai sono diventati amanti di questi giochi arcade che sono ritornati alla ribalta in maniera incredibile, un po' come stanno facendo i vinili nei dischi. E adesso volevo farvi una piccola scarrellata di alcuni dei giochi che possiamo trovare all'interno di questa console. Dentro FBA RG350 troviamo un mondo incredibile di giochi, pazzesco perché c'è davvero un mondo. Adesso ne sto facendo scorrere velocemente, ma per farvi capire quanta roba c'è, cioè guardate questo qua di combattimento che è fantastico, o tanti tanti altri. Possiamo arrivare addirittura a questo che secondo me è uno dei, sicuramente dei giochi che ha fatto la storia nel mondo arcade. Qua ero molto molto giovane io, adesso ve lo faccio vedere subito, che è questo. Quindi inseriamo i nostri 200 lire e andiamo a cliccare start ed ecco qua che parte il gioco. Spero che di riuscire a trasmettervi la qualità video, perché comunque secondo me è tanta roba la qualità video di questo display rapportata ovviamente al prezzo. E poi ecco qua lui, il personaggio più smutandato della storia, ed eccolo qua smutandatissimo, e sono già anche mortissimo, per poi magari passare anche ad un gioco Nintendo all'interno di un Game Boy Advance, quindi questi giochi Pokémon, per poi passare anche agli emulatori Sega Mega Drive, dove troviamo l'amatissimo Sonic, per poi arrivare ad altre console come addirittura PlayStation 1, dove abbiamo addirittura, ragazzi, questi giochi che hanno fatto la storia, i vari picchiaduro che erano disponibili sulle console, quindi veramente un mondo pazzesco. Adesso vi faccio una piccola carrellata di tutti quei giochi che possiamo trovare all'interno di questo piccolissima console, perché sono davvero tanti, vi farò solo l'esempio di alcuni che sono quei giochi che secondo me hanno fatto la storia, poi ce n'è
tanti altri che hanno fatto anche loro la storia, ma non posso farveli vedere tutti. E poi ci sono giochi che tipo io magari anche non ho mai visto, che magari anche voi non avete mai visto, perché come vi ho detto qua parliamo di 5.000 giochi. Quindi ragazzi, spero di avervi fatto capire cosa c'è all'interno di questa piccolissima console, un mondo di quelli veramente fantastici, un mondo retro gaming incredibile che a questo prezzo e a questa portabilità è davvero pazzesco. In un palmo di mano abbiamo 5.000 giochi e in più ampliabili, quindi una cosa fuori di testa. Mi raccomando, come vi ho detto all'inizio video, se usate il mio coupon qua sotto risparmiate $10 sull'acquisto e questa console vi costa davvero pochissimo, meno di 70 euro ed è divertimento ed è anche un regalo pazzesco da fare. Quindi ragazzi, se questo è un mio video in cui vi ho portato questa recensione di questa piccola console dell'Hambernic, l'RG280V, vi è piaciuto, vi è stato utile, mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler di oggetti che arrivano qua sul canale, cioè tantissime cose arrivano prima su Instagram, alcune magari manco arrivano qua sul canale, quindi seguitemi su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto, anche di questo per esempio, ma tantissimi altri oggetti tecnologici in sconto li trovate sicuramente. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.